I pasticciotti presentano gli Ittiti. Soltanto dopo la scoperta delle rovine della città di Attusa e di un documento che si riferisce al grande re degli Ittiti, gli archeologi trovarono conferma dell'esistenza di questo popolo, che fino ad allora era conosciuto solo perché citato nella Bibbia. Gli storici, quindi, avevano sempre ritenuto che si trattasse solo di una leggenda, perché non era mai stata trovata alcuna prova della sua esistenza. E invece, verso la metà del XIX secolo, in Turchia furono riportate alla luce le maestose mura di Attusa, con le sue incantevoli porte, la porta delle Sfingi, la porta dei Leoni e la porta del Re. Furono ritrovati tanti oggetti di uso quotidiano e soprattutto 30.000 tavolette di argilla che documentano la storia dell'impero Ittita. E così fu ricostruita la storia di questo popolo, che si stabilì tra i monti dell'Anatolia, ossia dell'attuale Turchia, nel 2000 avanti Cristo. Questa regione non era particolarmente adatta all'agricoltura, perciò gli Ittiti vivevano soprattutto di allevamento. Inizialmente questo popolo era organizzato in città-stato. In particolare la città di Attusa si espanse sempre di più, fino a diventare la capitale del grandioso impero Ittita. Basti pensare che nel 1600 avanti Cristo gli Ittiti raggiunsero la Mesopotamia, arrivando fino a Babilonia. Gli Ittiti erano abilissimi guerrieri e tenevano in grande considerazione la guerra, al punto che il re veniva scelto tra i soldati migliori e una volta eletto diventava anche capo dei sacerdoti. Gli Ittiti avevano un esercito potentissimo e ben armato, perché avevano fatto una scoperta sensazionale, ancora sconosciuta alle altre popolazioni. Avevano imparato a lavorare il ferro con una tecnica speciale che rendeva le loro armi quasi indistruttibili. Precisamente, fondevano il ferro ad altissime temperature in forni speciali. Poi, dopo averlo lasciato parzialmente raffreddare, lo battevano con pesanti martelli per fargli assumere la forma desiderata e infine lo facevano indurire immergendolo nell'acqua. Grazie a questo segreto militare, gli Ittiti riuscivano a sconfiggere tutti i popoli nemici che combattevano con il meno resistente bronzo. Inoltre, gli Ittiti sapevano costruire carri da guerra velocissimi, con ruote a 6 raggi, che erano molto più leggere di quelle piene dei Sumeri. In battaglia usavano i cavalli, animali sconosciuti in Mesopotamia e molto più agili e veloci di buoi e asini selvatici. Grazie alle loro formidabili strategie di battaglia, gli Ittiti espansero il loro regno e combatterono addirittura contro gli Egizi. Fu la storica battaglia di Kadesh nel 1283 avanti Cristo che vide gli Ittiti, capitanati da Hattusili III, scontrarsi con le forze del grande faraone Ramses II. Gli storici scrivono che quella fu la battaglia più grande che il mondo avesse conosciuto fino ad allora. La storia dice che Ramses uscì vincitore, ma il trattato firmato dai due grandi re dimostra che gli Ittiti si imposero agli egiziani, portando le loro frontiere molto più a sud, fin quasi all'odierno Stato di Israele. Ramses II e Hattusili III firmarono il primo trattato di pace della storia. Gli Ittiti sono chiamati il popolo dei mille dei. Avevano infatti l'abitudine
di aggiungere alle proprie divinità quelle dei popoli sconfitti in battaglia. Molte divinità ittite rappresentavano elementi e fenomeni naturali, come la luna, il sole, la tempesta e così via. Avevano l'aspetto di uomini e donne e spesso ne manifestavano le emozioni e i comportamenti. Ad Attusa sorgevano moltissimi templi, ognuno dedicato agli dei di un popolo conquistato. Il più grande, però, era la residenza del padre della tempesta e di sua moglie, la Madre Sole, una gigantesca struttura labirintica al cui centro si trovavano le statue delle due divinità. Gli ittiti avevano anche molte leggi che coprivano ogni situazione. Diversamente dalle altre popolazioni, gli ittiti avevano un sistema legale molto evoluto che anziché punire, compensava. Così, se Tizio incendiava la casa del vicino, non veniva punito fisicamente o messo in prigione, ma si impegnava a comprargli una casa nuova. Anche il maestoso impero ittita, però, tramontò. Tra il 1200 e il 1150 a.C., gli ittiti scomparvero dalla storia, sconfitti dai cosiddetti popoli del mare. Misteriose bande di pirati e guerrieri mercenari provenienti probabilmente dall'Europa meridionale, che navigando verso il Mar Mediterraneo orientale invasero la terra degli ittiti spingendosi fino al nuovo regno egizio. Attusa, la splendida capitale ittita, fu distrutta. Gli scavi archeologici dimostrano che la città fu rasa al suolo e bruciata, ma solo dopo che i suoi abitanti l'avevano abbandonata. Dove andarono gli abitanti di Attusa, nessuno ancora lo sa. Se questo video ti è piaciuto, ti chiedo di fare mi piace cliccando sull'icona qui sotto. Per me è molto importante, quindi grazie in anticipo se lo farai. Per essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video, ricorda di cliccare anche sul grande pulsante rosso iscriviti e sulla campanella di fianco.